Alla grande. Allora, come sta andando? Preparazione e tutto il resto? Preparazione sta andando bene, calcolando che sono stanco morto perché io praticamente sto in pre-contest da esattamente all'incirca luglio del 2019. Dio santo. Quindi mi sono un po' consumato strada facendo. Certo. E però ecco, pare che va meglio rispetto ad Alicante, sono un po' più riposato, abbiamo ripreso le gambe che Alicante stavamo perdendo e oggi inizia la ricarica e vediamo un attimino di arrivare un po' più voluminosi, la qualità c'è e Ottimo. Senti, ecco. a luglio ho iniziato proprio con Mauro, giusto? No, io a luglio feci la prima, anzi la seconda gara con AJ Sims Ok. e dopo quella gara ho iniziato subito dopo con Mauro e abbiamo fatto la gara che c'era a Padova, che non mi ricordo il nome. E da lì poi eravamo in preparazione per la Tunisia, ma Esatto. ci hanno messo il block down e quella era la forma migliore che avevo Infatti mi raggiunto ricordo. con Mauro. Era molto più pieno e bello tagliato. Poi lockdown, eccetera, eccetera, e è stato un po' Così. un riprendere Certo. il tutto. Senti, con AJ Sims come ti ha fatto lavorare? Come l'hai strutturata Allora, J. Sims, a differenza di Mauro, ha un approccio più. Vabbè, ho avuto modo anche di fare un off-season, cosa che con Mauro non abbiamo avuto tempo di fare. Lui lavora molto su calorie non proprio altissime, però c'ha su dei gruppi muscolari specifici, mi faceva utilizzare, diciamo, un surplus proteico, anche coadiuvato da zuccheri veloci, e quindi avevamo questi, diciamo, 2 giorni di specializzazione. In linea di massima, comunque sia, ti fa rimanere sempre abbastanza pulito. Non è che sbacchi, che fai quelle masse. Io spinte. direi più all'italiana che all'americana, perché poi qua tutti parlano di preparazioni all'americana, ma ci avete mai lavorato con gli americani? Cioè, questo è il terzo con quale lavoro. Giusto, George Farah mi fece fare una preparazione molto pesante, ma comunque sia pulita. Non erano passi sporchi. E ecco, se differisco su questo, poi per il resto in linea di massima Mauro è più specializzato sull'allenamento. AJ te lascia un po', ti dà delle indicazioni, ma non è che ti fa un vero e proprio programma, capito? A meno che tu non paghi. Il problema con gli americani è che ti fanno pagare tutto. E io infatti le ultime 5 settimane che avevo da fare con lui per la gara che poi feci con Mauro, mollai perché comunque sia voleva farmi pagare il prezzo per altri 4 mesi, solo per 5 settimane. Cioè io a quel punto ho alzato le mani, anche perché Certo. voglio dire, cioè non è che si tratta di pochi soldi, Sì, cioè sì. è abbastanza caro, abbastanza caro. Però è un'esperienza che ho voluto fare, dalla quale ho preso diversi sistemi interessanti e niente da recriminare, insomma, per me è un ottimo preparatore. L'unica cosa pecca, se vi posso dire, con questa ricerca spasmodica del tiraggio, Sì. lascia un po' da parte i volumi. Cioè, io sono arrivato in gara il giorno della gara, a parte vabbè, drenanti non abbiamo usati perché se no finivano di sparire sotto mio suggerimento. Molta vodka, di modo che aumentava la diuresi un po' alla Chemi Leverone, e sale pochissimo. Cioè a me me levi il sale, mi svuoto là un palloncino, cosa che invece con Mauro, calcola che io oggi sto 20 grammi di sale, Sì. e a me me levi il sale, ma ammazzi. Cioè su di me non è un discorso che va bene. Ma guarda, AJ Sims, io da quel che ho visto, è molto empirico e molto legato alle sue esperienze con gli altri preparatori, che lui mi sembra ha lavorato con Chad, con poi molti altri, anche forse con Neil. Si è un po' Sì, fatti tutti. penso pure con Jay Cutler, Sì, adesso non sì. specifico. E lui quando lo sentivo parlare è sempre molto. Sì, ho fatto queste cose, però non so realmente perché, quindi molto.
E Empirico. questo l'ho capito soprattutto sul discorso chimico. Cioè, lui, per esempio, l'ultimo giorno, cosa che io poi non ho seguito, non mi vergogno manco a dirlo, ma voglio dire, non è che è un giorno che sono nelle gare e ho Certo. avuto modo di avere consulenze anche con famosi endocrinologi. Cioè, tu mi fai usare tre diversi inibitori della aromatasi. Che senso No. c'ha? O ne usi uno, Questo è Chad, questo è Chad, ne è usi Chad. tre, non c'ha senso. Cioè, non Sì, c'ha sì, sì, proprio sì, sì, sì. senso. Poi, allora, un conto è che dici, sì, a livello soggettivo il soggetto risponde alla dieta, all'allenamento, oppure anche ai prodotti in una certa maniera. Però i prodotti hanno una farmacologia dietro, una Certo. farmacodinamica che è quella per tutti, cioè che tu me ne fai usare tre diversi. Qual è il senso? Non c'ha senso. E io infatti questa cosa non l'ho seguita. No, è una cosa che poi a livello, cioè, ti distrugge proprio se diventano dei vegetali. Ma sì, ma non c'ha proprio. Io infatti è una cosa che non ho condiviso, Sì, comunque che l'ho c'è fatta. tendenzialmente, io so che Chad, ad esempio, c'è tendenzialmente questo abuso di antiaromatasi che è una roba assurda che fanno quei mix. E ci buttano poi l'ultimo periodo, ci buttano il Femara sotto, quindi ci mettono pure il terzo, Ma eccetera. una Quindi volta che tu usi il Femara, se già ne usi due al giorno, sono più che sufficienti. sono O anche tanti. se usi la Rimidex, ecco, arrivi al massimo due al giorno Certo. per avere quell'effetto very dry, annienti gli Sì. estrogeni e ok, mi possa bene, ma che tu mi usi la mattina è il coso, la Rimidex, poi ci butti in mezzo il Norvadex e anche il Femara. Qual è il No, senso? Cioè, no, stiamo a fare così il gioco delle tre carte. sì, no, ma ti ripeto, molto, molto empirico lui. E poi sì, so che lui ha questa estremizzazione della condizione, per cui anche atleti molto, molto pesanti, eccetera, c'ha questa ossessione di tanto cardio, poco carbo, poi ci butta ste ricariche molto spinte. Cardio, per esempio, lui me ne faceva fare parecchio, Esatto. arrivavo a 45 minuti, era il minimo, anche se avevo pure la seconda sessione, a volte 20-30 minuti. Che io poi, prima di tutto, non c'ho 20 anni, quindi vado incontro comunque sia a uno stallo e devo stare sempre attento, soprattutto sui gruppi grossi, schiena e gambe. Se mi Certo. ammazzi di cardio, io le gambe me le gioco. Con Mauro io non ho fatto un minuto di cardio. Ecco, giusto questo periodo abbiamo fatto 20 minuti una volta a settimana, ma poi l'abbiamo staccato perché le gambe accusavano un pochino. Iniziano a perdere. Sì. E invece il cambio. Ah, con Mauro è iniziato direttamente proprio in contest prep. Non hai mai Sì, Mauro fatto. ha cominciato subito con la preparazione. Abbiamo comunque sia avuto la scia della vecchia preparazione, quindi siamo partiti un po' avvantaggiati, ha rialzato i carbo e io sono Rinato. risbocciato, insomma. Io per la Tunisia penso di aver avuto la miglior forma proprio in assoluto, perché c'è una pienezza che non sembra uno dei 105 kg e dei tagli belli profondi, Non che mi poi ho ricordo. perso perché col lockdown io non sono riuscito ad allenarmi, c'avevo solo elastici e due coppie di manubri. Cioè, che vuoi che Certo. facevo? Per me è stata proprio tutta una risalita. E su un soggetto che comunque sia ha 40 anni, non è come quello di 20 anni. Io infatti pensavo esco al lockdown, mi sono mantenuto a dieta e rinizio a macinare i pesi, mi riprendo subito. Invece no, ci abbiamo messo parecchio prima di riprendere i volumi. Ma È stato un certo. percorso molto, molto duro, insomma, mi ha stressato parecchio. Certo. Senti, con Mauro quando hai iniziato con la preparazione, come ti ha gestito a livello di alimentazione, di carbo? Ma guarda, alimentazione Mauro è molto lineare, niente cose particolari, alimenti molto semplici, quindi se non è riso è couscous, se non è couscous sono gallette, occasionalmente la pasta, e pollo, carni rosse. Siamo partiti con degli sbalzi, quindi abbiamo provato diverse soluzioni, prima a 2 giorni a 200, uno a 600. Poi abbiamo fatto un periodo con carbo alti perché non prendevo volume, quindi diciamo tutti i giorni circa 600 grammi, per poi andare a riscendere su sto gioco 2 giorni sì, un giorno no, e poi per stabilirci su una quota che ci permetteva di asciugarci il più possibile, insomma. Ho fatto anche un 5-6 giorni scarica zero,
tutto pesce per avere quell'effetto un po', e là la pelle è cambiata parecchio, poi siamo risaliti su una media di 100-150 grammi al giorno. Però io mi sento che il fisico è parecchio stressato, infatti su sta ricarica spero che spingeremo un po' di più, perché me ne sento proprio che il corpo richiede, capito? Certo. Adesso fate San Marino? Adesso facciamo San Marino domenica, diciamo un po' un banco di prova per vedere se questa ricarica un po' più spinta va meglio, che poi bisogna avere più spinta, perché ancora con Mauro vai a giorni, quindi ogni giorno io gli mando il check e lui poi decide come muoversi. Ovviamente concordiamo insieme anche le mie impressioni. E poi in teoria dovrei tirare altre 5 settimane circa per fare il Pro Qualifier. Intanto vediamo come va a San Marino. Se vedo che comunque sia il corpo più di tanto non risponde, noi tiro altre 5 settimane per cercare cosa. Non è Certo. che tiri fuori il coniglio dal cilindro, insomma. Certo. Pro Qualifier in Romania? Quello tra 5 No, Pro settimane. Qualifier, che quello dopo sì è Romania, però c'è San Marino Pro Qualifier che sta i primi di novembre. Capito. Però onestamente di andare in Romania dopo l'ultima esperienza spagnola non c'ho proprio voglia. Certo. Gli spagnoli completamente, per carità, bella gara, tutto a posto, niente da dire, però se devo trovare dei nei, organizzazione fa acqua su tutti. Allora, tre file, ti dico tre file per fare la registrazione. Una facevi solo il numero, una ti pesavi e l'ultima consegnavi il CD e le ultime cavolate, cioè fa una fila sola, fai tre file. Cioè, io sono entrato alle 8 e un quarto e a mezzanotte e mezza ho finito di pagare il colore, e dietro c'avevo almeno 15 metri di fila ancora. Quei poracci non lo so a che sono tornati a No, un casa. casino. Poi mi ero fatto tutto quel viaggio della speranza, perché con tutti questi scali, allora, prima parti da Roma, arriva a Valencia, 2 ore a Valencia, piglia il treno, 2 ore e mezzo di treno, 1.000 fermate, arriva in albergo, sistema le cose, riparti via taxi, va là, fate. Per fortuna che c'erano le sedie, se no mi buttavo per terra, perché a stampiedi, sotto, le gambe erano completamente implose, Certo. completamente implose, ero completamente stanco proprio. Questo Poi il quanto giorno prima della della gara? partenza ho mangiato un cazzo, bevuto un cazzo. Dicevi? E Quanto prima della gara questa il giorno prima, la sera prima? questo era il Ah, quindi giovedì era due sere prima. giovedì l'iscrizione, e poi abbiamo ricaricato, o no, il mercoledì, scusami, l'iscrizione mi Ok. pare, e poi ci abbiamo avuto giovedì, venerdì e sabato. Perfetto, perfetto. E senti, quando hai iniziato con Mauro, la grande differenza è che lui è andato a lavorare minuzioso sull'allenamento. Mauro lavora, cioè tutto il discorso di Mauro è incentrato sull'allenamento, e io sono d'accordo. Cioè, Certo. a differenza di quello che molti coach o neo coach si fissano con questa alimentazione, il bolero, l'integrazione, poi non parliamo degli influencer, qua apriamo un altro capitolo. Tutti che, per carità, io anche pubblicizzo integratori che sicuramente danno il loro aiuto e non lo nego, ce ne sono alcuni, tipo l'Alphatec, secondo me è un prodotto eccezionale. Fantastico, fantastico. Però se sotto non c'è l'allenamento, cioè, che ci fai con gli integratori? Certo. Cioè, come avere la benzina a NOx e poi la macchina via via a 80 all'ora, capisci? Cioè, l'allenamento è basilare, e poi se vuoi andare a lavorare su dei distretti particolari devi cercare l'allenamento e le angolazioni giuste, e Mauro ha lavorato su questo. Sì. Mauro ha lavorato su questo. Sì, guarda, la grande differenza, secondo me, il passo avanti di Mauro rispetto a molti altri è proprio questo, che è molto completo, non lascia niente al caso e poi soprattutto vedo che non c'è l'approccio di Sassi, cioè lui sui diversi atleti ha approcci completamente differenti, in base a quello Sì, che poi l'atleta per richiede. carità, certo, fa sporta delle sue esperienze sugli altri atleti, magari si fanno delle prove, però poi Certo. bisogna vedere, per te va bene una cosa, per quello va bene un'altra. Cioè, io non mi posso allenare come si allena Presti, per dirti, che Certo. ha 33 anni e usa dei carichi mostruosi. Infatti sotto gara in 2 settimane mi sono fatto male 2 volte.
Una volta lo strappetto al femorale, ma quello era proprio il corpo che era stanco, che immagina stacca il pullo, quindi figurati, cosa ho fatto male al femorale. E poi con l'H squat ho caricato troppo, c'ho una distensione sul ginocchio che ho avuto paura che fosse uno strappo, ma strappo non era, per Per fortuna. fortuna. E poi io sempre sotto gara, con questa ricerca del carico, poi mi Certo. faccio male, magari devo evitare degli esercizi, tipo l'H squat mi picchia proprio sul ginocchio. No. E là mi faccio male, è la seconda volta già. Ma ascolta una cosa, con l'allenamento come ti sei gestito, come ti ha modulato? Allora, lui mi Frequenza, fa uno volume? schema, poi c'erano dei richiami sui punti clou, quindi sulla schiena, un giorno facciamo spessore, un giorno ampiezza, quadricipiti, bell'allenamento lungo, abbiamo lavorato molto sul volume. C'erano anche delle tecniche di intensità, però principalmente sul volume. Io poi ho cercato di lavorare, insomma, su carichi medio-alti per mantenere sempre un corpo voluminoso, perché penso che se poi cali troppo sotto gara sul peso, Sì, vai a perdere quella pienezza quello che... assolutamente, assolutamente. Quante volte ti allenavi a settimana? Guarda, sono arrivato poi io sono malaccio, cioè a me piace allenarmi, quindi arrivavo, magari mi facevo anche il richiamino non previsto di gambe, solo un po' di leg con qualche tecnica di intensità, quindi linea di massima 7 su 7, Senza linea di cardio. massima. Cardio lo facevo solo una volta a settimana, 20 minuti di scala e poi affondi a morire. E poi c'avevo un allenamento a settimana a digiuno che era quello dei femorali. Ok, Stop. Questo, diciamo, era il massimo del cardio. quindi comunque molto lavoro in generale sulle gambe, tra il cardio, Sì, sulle femorale. gambe, sì, sulle gambe. Beh, poi tutti i distretti muscolari, comunque il volume era molto alto. Diciamo che il volume più alto è stato quello sulla schiena perché c'era doppia sessione, insomma. Certo. Poi ho adatto. Cioè, c'ho lo schema di Mauro, ma poi Certo. cerco un attimino, per esempio, ti faccio un esempio, le braccia ce l'avevo una volta a settimana, però io poi sia con le spalle sia con il petto facevo un richiamino sia di bicipiti che di tricipiti, niente di eccezionale, però mi dà quel Quel pump minimo. che mi dà pure una soddisfazione forse psicologica, Certo. però ha funzionato, insomma, problemi sulle braccia non ce l'ho. Bene. Senti, ascolta, adesso quindi eventualmente pro qualifier e poi progetti quali sono? Torni in off season? Allora, eventualmente se reggo pro qualifier, poi sì, Perfetto. tornerò in off season, un periodo un po' di riposino, perché insomma, perché tiro la corda e tanto inizio a sentire proprio il corpo che richiede relax, calorie e Certo. quant'altro, insomma, oppure poi perdo concentrazione, se non sto bene di testa non riesco a stare bene manco in palestra, è tutta una conseguenza, insomma. Certo. Sempre con Mauro comunque torni lavorare. Ovviamente sì, non penso che cambierò più coach. Poi c'è un'amicizia, c'è una sintonia, c'è una visione comune di vari aspetti. Poi lo conosco dal 2007 circa, quindi insomma un'amicizia che dura da 13 anni e ci capiamo benissimo. Figurati. Senti, invece in generale l'esperienza da Alicante, a parte a livello di organizzazione. Allora, a parte a livello di organizzazione, gara molto bella, forse luci potevano essere un po' meglio. Giudizio, come ho già detto nel video che ho fatto su Instagram, mi ha lasciato un po' perplesso, però io mi rimetto sempre poi a quello che dicono i giudici e poi mi comporto di conseguenza. Però un paio di posizioni, poi se me l'ha detto Mauro, me l'ha detto pure Pica, un paio di posizioni più avanti probabilmente c'ero. Poi lì il capogiuria decide se piace un certo tipo di fisico, come poi è successo anche nei professionisti. Sì. Insomma, io secondo Osvald non lo vedevo proprio. Comunque, Zero. tralasciando qualsiasi tipo di polemica, è stata una bella esperienza. Una bella esperienza, soprattutto poi quando andavi in palestra. Immagina queste palestre molto grandi, vetrate, di cui una bella sul mare, quella dove sei stato l'ultimo giorno, t'alleni, il 75-80% di quelli che stanno in palestra sono tutti atleti, gente a differenza di noi italiani alla mano, ci alterniamo, bella, stavi da paura, insomma,
tutta gente molto umile, non ho visto, a parte qualche faccia un po' così da cazzo, permettimi l'espressione, in linea di massima, lo stesso Regan Grimes, ragazzone tranquillissimo. Insomma, voglio dire, bella esperienza. Io alla God's Gym non sono mai stato, ma sembrava di stare in un ambiente simile, di Certo. campioni, però in serenità, non c'era chi si guardava storto, chi si studiava, ognuno si allenava, si facevano affari loro, un sorriso per tutti e a posto, Certo. insomma. Un po' questa cosa c'è sempre, no? Che dicono che quando si va all'estero si respira un po' un'aria differente, soprattutto Ma io sui penso palchi. sì che l'italiano abbia un modo d'approccio, secondo me, troppo, che poi è tutto nella mente della cultura italiana, come se stai andando in guerra. Alla fine è uno sport, siamo a fare tutti la stessa cosa, abbiamo tutti la stessa passione, quindi dovrebbe essere quasi, sì, per carità, c'è rivalità, però apro e chiudo una parentesi, no? Ma se io mi trovo dentro una palestra con dei compagni di team italiani e cazzo, io se te saluto tu non mi caghi di pezza, cioè è una Certo. cosa secondo me, e io poi so quello sempre lo stronzo che per primo saluta, cioè rimango lì a pensare e dico ma questi che dove penseranno di stare, cioè chi penseranno, alla fine poi una volta che si uscirà dalla palestra sei uno grosso con muscoli che probabilmente la gente la guarderà pure come un fenomeno. Esatto. Seppure tra di noi ci comportiamo così, non ci sarà mai coesione, non ci sarà mai crescita. E sta cosa, io non vivo all'estero, quindi non lo so, magari tu me lo sai dire meglio che adesso ti sei trasferito, però in Italia è così, c'è un ambiente stretto, bigotto, e quel preparatore, cioè il preparatore che fa la guerra all'altro tipo. Io stamattina ho ricevuto i complimenti di Alberto Grazia, che Fantastico secondo Alberto. me è un bravissimo preparatore, e a me queste cose fanno, inorgogliscono, perché Certo. prima di tutto perché fa piacere ricevere dei complimenti, e secondo perché c'è distensione e c'è un'apertura mentale, un'intelligenza e anche una sicurezza nel proprio lavoro che ti permette di poter fare il complimento a un altro coach. Certo. Invece qua sembra che tutti stanno a fare polemica quel team contro quell'altro team. Ma che senso? Ma se tu sei sicuro del lavoro che fai e i risultati ti danno ragione, perché ti preoccupi se dicono o non dicono? Cioè devi sempre. Io sta cosa non la capisco. E è tutta italiana. Cioè, tu hai mai visto la Nike fare una pubblicità denigratoria verso l'Adidas? La Nike sa di No, è essere vero. la Nike, non c'ha bisogno di denigrare un altro brand, capisci? Guarda qua, infatti la prima cosa che ci ha stupito a me e Joe quando siamo venuti è che sotto gara, poi noi siamo in una palestra, la Ultraflex, in cui ci sono tantissimi agonisti, cioè quasi tutti gareggiano. E tutti i competitor, anche che si trovano sullo stesso palco, eccetera, a darsi una mano prima di andare in gara, cioè a farsi complimenti, a fare le foto per il check, per il preparatore l'uno con l'altro, cioè tipo della serie, ragazzi, andiamo tutti, non so, a fare un picnic, capito? E si smezzano la macchina, cose del genere, è tutto molto più unito, no? C'è No, molta no. più coesione. Qua è un'altra storia. Lo so, Qua lo so, tu ti lo so. incontri sull'aereo e non ti dici manco ciao. Sì. No, lo so, lo so, lo so. Io rimango Purtroppo. allibito. Poi voglio dire, non è che voglio famo il fenomeno, cioè, sono un attimino magari forse più grande di altri personaggi, no? Ma poi io sono stato educato così, forse sarò stato educato male. Ma io una persona più grande già di partenza ho Certo. rispetto. Poi ovvio che se rispetto non lo ricevo, manco lo do. Però c'è gente che o non ti guarda, non faccia. O poi può essere pure una cosa mia, ma questo sul cazzo io, questo io non lo posso sapere. Però voglio dire, se tu non mi conosci, non ci siamo mai presi un caffè insieme, e se pure ti fossi antipatico così a cosa, a pelle, boh, mi sembrano cose veramente da paesanotti. E l'italiano è un paesanotto. Sì, È un in questo sì. paesanotto, no? Stiamo bene a dire a fare, no, perché vogliamo fare gli americani. Non saremo mai americani. Loro ci sarà un motivo perché hanno vinto la guerra, non l'abbiamo persa. E quel motivo continua negli anni. La mentalità italiana è questa. Cioè, gli americani, per farti un esempio, ho visto quel film Sniper, muore un soldato, c'è mezza America con le bandiere, o se vince uno sportivo, apri di cielo, a quello gli fanno una statua.
Da noi gli stessi connazionali ti remano contro per un'invidia basata su che cosa? Ma nella vita ci sarà chi è meglio di te. Ma certo, esatto. Qual è il problema? Sì, no, questo, su questo ci troviamo appieno. Ma ti ripeto, cioè, noi lo stiamo vivendo, ma è una cosa che anche prima che ci traslocassi, è una cosa che ci dicevano bene o male tutti. Ci hanno sempre detto tutti che gareggiare all'estero è proprio tutta un'altra esperienza. E proprio per questo. Oh, io non ho fatto le gare all'estero, tutta sta, capisco la tensione, però in linea di massima, quando ti trovi in un ambiente tranquillo, tutti sono tranquilli, sì, per carità ci sarà il, ripeto, la prima donna della situazione, ma su 5 uno, da noi su Certo. 5 sono 6 che si pensano di essere questi fenomeni della situazione. Purtroppo sì. Purtroppo sì. Secondo me questo non permetterà mai all'ambiente di crescere, mai. Chi critica a destra, chi critica a sinistra, fate il lavoro Certo. vostro, tanto i fatti arrivano, pro card, non pro card, piazzamenti, non piazzamenti. Non capisco, No, insomma, concordo, come dire. concordo. Quindi vabbè, al di là di questo comunque è stata un'esperienza, una bella esperienza, dai, un Bella, bel palco, sì. Bel quello palco, bella esperienza a livello di atleti alto, poi che avevo. soprattutto in certe categorie. Lewis ha fatto secondo in una categoria allucinante. Io non l'avevo mai visto 44 90 kg sul palco, cioè non c'entrava. Sì. Mamma Arriva mia. secondo, è come secondo me è come se ha vinto la Pro Card. Ah sì. Cioè, tante volte non serve la Pro Card per proclamare un atleta grande atleta. Cioè, lui ha fatto un'impresa Assolutamente. veramente come lui, Marco D'Ambrosio pure. Classic, bellissimo, ha fatto secondo me una carona, insomma, Sì. non ricordo bene se è arrivato sul podio in una categoria sempre di 30 atleti, Ma quindi comunque bello la preso. cosa che ho visto è che comunque noi italiani ci siamo fatti valere parecchio, eh? Nel senso, bei Sì, anche le piazzamenti. donne, la Ragua ha Sì. Bello, fatto sesta, sì. poi è la Rosaria Longo, mi sembra che ha vinto la categoria, poi c'è Barbara Carità ha fatto terza. D'Angelo ha fatto quarto, Muzzi ha fatto un sesto posto in una categoria che comunque sia dei begli alieni, voglio dire, lì ti giochi la Sì. qualifica per l'Olimpia, tanti hanno denigrato, per carità, sicuramente ci sono delle cose che devi migliorare, però voglio dire, mettetevi il costume e Esatto, salite in mezzo un'altra cosa. a quei mostri, perché quello è un altro sport rispetto all'amatoriale. Dal momento che prendi la Pro Card, tu azzeri No, 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 è tutto, è un'altra un cosa. altro sport. Là si vede chi c'ha i numeri. Sì. La Pro Card quanti ce l'hanno in Italia? Tanti. E va bene così, perché se c'è una Certo. Pro Card in palio e se poi vince, si vince. Però poi là potrebbe essere la fine della carriera, perché tu ti proietti tutto in un altro Assolutamente. mondo, il mondo dei professionisti e dei fenomeni veri. Brandao, Grimes, No, beh, Olised. Andrea ha proprio un livello che era praticamente un Arnold, veramente. Era probabilmente la seconda competizione più importante dell'anno dopo l'Olimpia. Più Non è difficile. facile, non è facile. Cioè, io le critiche, per carità, critiche costruttive, d'accordo, ma quel dare addosso, perché qualcuno ha dato addosso, no. Sicuramente poteva andare meglio, però è giovane, se deve fare magari un po' più di gavetta nei professionisti, Certo. lavorare magari un po' più su alcuni punti, come ha detto Mauro, ma vedrai che prima o poi, e come lui, io sono sicuro che Andrea Presti tornerà bello a carico. Abbiamo avuto modo di parlare lì a Alicante, tra l'altro persona Beh, disponibilissima, a fantastico. differenza magari di altri, cioè, stava dietro, ma aggiustava il colore con Mau, e l'ho visto bello Focalizzato. con l'occhio della tigre. Sono certo che Andrea, quando tornerà Eh sì. bello, bello carico. Sì, che lui c'ha avuto l'infortunio al femorale, per cui da là è stato tutto un Sì, pure al quadricipite, diciamo che non è l'anno suo, non è lockdown. l'anno fortunato, sì. Sì. Però l'ho visto spogliato, è Vabbè, grosso. Andrea. E anche le gambe, nonostante abbia avuto gli infortuni, secondo me sono ulteriormente migliorate. Comunque sì, c'è sempre un po' la tendenza a criticare, a lamentare, a attaccare, eccetera. Io guarda, sinceramente di Andrea Muzzi ho visto soltanto forse una cattiva gestione dei momenti prima del palco, delle ultime ore prima del palco, cose del genere, perché tutto il lavoro fatto proprio lì sotto Alicante è stato assolutamente impeccabile.
E poi lui, io vabbè, non l'ho visto, però l'ha visto Dennis Giusto, l'hanno visto in tanti. A me tutti hanno detto: guarda, dalle Guarda, foto, io cioè quello che vedi in foto è ancora meglio. Quindi io il ero giorno convinto, prima anzi. della gara eravamo insieme in palestra, io ho girato dei video e insieme a lui c'erano Regan Grimes, c'era poi quelli di Mauro, quindi Kille, Sì. c'era quell'altro ragazzo polacco grosso, Sadi, che mi forse. sfugge sempre il nome, e Andrea catalizzava l'attenzione perché è grosso e c'ha linea e c'aveva anche un'ottima condizione. Condotta di palco sicuramente può essere migliorata, però insomma Ci tutto al siamo. suo tempo. Diciamo che questa è stata la gara più importante con cui si è scontrato, gli servirà sicuramente l'esperienza. Certo. Bene, bene. Senti, ascolta, Simo, mi hanno fatto un po' di domande e per te me Ok. le sono salvate. Non so se a te ti è arrivata qualcuna nella storia che avevi messo. Sì, a me mi è arrivata qualcuna sul perché gestisco l'off season in maniera pulita Ok, e interessante questo. possiamo rispondere tranquillamente che onestamente non ho fatto un off season da, ti ho detto, luglio circa 2019, quindi è stato un pre-contest. Ci sono stati dei picchi, ma picchi magari del massimo 500 grammi di carboidrati, niente di che. E l'off season pulita perché onestamente, a parte, va bene, Mauro ha la sua filosofia, che io poi sposo perché non capisco che senso ha sporcarsi di 25 kg e poi quando vai al peso di gara di quei 25 kg te ne sono rimasti forse 3, quei 3 li prendi anche mangiando pulito, il che significa che non è che escludo cheat day o giornate particolari in cui magari c'hai più carboidrati piuttosto che qualche zucchero o quant'altro, però mantenere una condizione ottimale per gran parte dell'anno, secondo me, ottimale, non dico che devi stare con gli addominali o con le vene, ottimale, ti permette poi di arrivare in gara con quella pelle che a Certo. livello di condizione fa la differenza. Una cosa, tu quando parli di off-season pulita, intendi proprio la scelta degli alimenti, il seguire la dieta, eccetera, No, oppure io intendi proprio quella, parlo diciamo, la mole calorica? di mole neanche calorica, visiva, cioè tu devi avere comunque sia una percentuale di grasso accettabile. Se tu mi fai un off season e qua dietro ai fianchi c'hai una ciambella spessa così, io quella la chiamo un off season sporca. Perché? Certo. Perché poi io, per esempio, seguo un atleta in particolare che è Claudio Cardarelli, che lo cito ogni volta. Lui ha un metabolismo allucinante. A lui gli puoi dare da mangiare sporco tutti i giorni per 6 pasti, lui non ingrassa. Quindi non è una questione tanto della qualità del cibo, che comunque sia va ricercata, perché poi c'è anche una controparte della medaglia, ossia quella della salute. Cioè, se tu te mangi patatine e hamburger tutti i giorni, poi i valori del sangue te li ritroverai un bel po' scombussolati, soprattutto se sei uno Certo. che si prepara. Però, ripeto, ci sono dei personaggi che possono permettersi un intake calorico anche sporco e altri no. Primo perché si ingrassano, secondo perché, poi ti ripeto, da un punto di vista salutistico non è il massimo, secondo me, insomma, Assolutamente. colesterolo e quant'altro, a bizzeffe poi. Sì, questa è una cosa che purtroppo non pochi si rendono conto che comunque. Soprattutto nel campo dell'enhanced, bene o male il panel ematico è un qualcosa che è sempre soggetto a un peggioramento costante e tutto. Quindi tutto quello che puoi fare extra per mantenerlo nei range ti permette di avere una risultante migliore, anche perché sei Ma meno poi hai anche infiammato. una carriera più lunga, Esatto. perché se tu spingi l'acceleratore per prendere 10 kg in 2 anni, magari li prendi pure 10 kg in 2 anni. Bisogna vedere poi per quanti anni riesci a gareggiare. Certo.
Cioè, le situazioni sono da valutare da tutti i punti di vista, Guarda, insomma. io sto vedendo che ad esempio adesso che ci sono molti atleti che adesso sta molto attirando l'attenzione Patrick Tour, ci sono molti atleti che stanno passando a lui, che hanno proprio testimoniato questa cosa, che Patrick l'accento che pone molto sta nel mantenere una certa alimentazione tutto l'anno. Io Poi non ho lui, no, visto. Scusa, vai, finisci, finisci. dico, lui è molto estremo, cioè lui dice che proprio non contempla cheat, non contempla pasti liberi, niente di niente, cardio tutte le mattine anche in off season, e spinge tanto con le calorie, cioè in base a quello che l'atleta di cui ha bisogno, eccetera. E molti atleti dicono che già con questo aspetto hanno fatto proprio un cambio pazzesco. Lo stesso James dice che gran parte dei meriti di questo cambiamento è proprio la cura con l'alimentazione, che James prima stava con Asito, mi sembra, Sì. e vabbè, comunque prima c'era sempre un po' di roba così nel piano alimentare, fonti un po' così, sempre inserite. Pure Jordan Peterson mi sembra l'ha seguito Hollis, ecco. Sì, Jordan prima, e infatti Jordan pure, loro ad esempio non contemplano il cheat, però in off-season ti tengono dentro magari i muffin, ti mettono i bagels, i Coco Pops, tutte queste fonti Vabbè, i un po'. bagels me li metteva I bagels anche assolutamente. Jay Sims, secondo me è una fonte pulita Ma è di farina e carboidrati, acqua, è una farina e acqua. niente di che. I Coco Pops anche me li metteva, e lo stesso muffin. Non penso che siano prodotti troppo particolari, cioè sono a livello calorico magari un po' più importanti e Certo. da un punto di vista di digeribilità c'hai la possibilità di avere tante calorie con una digestione veloce piuttosto che mangiare tutto il riso. Certo. Però voglio dire, carta canta, gli atleti di Patrick Tour stanno in forma bene o male tutto l'anno e hanno dei cambiamenti importanti. Ho visto la foto l'altro giorno, ieri, di Nicolas, lo svizzero, mi sembra Tom Prince su un Sì. metro, non lo so quanto è alto, è 68 Sì, forse. forse un filo di meno anche. Cioè, è allucinante, Sì, per sì, non sì, sì. parlare che ne so di Florian Porzion, Ah, scusate il bellissimo. cognome se lo pronuncio male, o altri atleti, comunque sia diciamo nella squadra di tour, sono tutti Bellissimi. bei fenomeni e tutti comunque sia con una condizione molto buona. E so anch'io che Patrick è un estremista della dieta, nel senso dice che se tu hai bisogno di fare il cheat, probabilmente hai sbagliato sport. Sì, su questo è proprio netto. Ascolta, tu in off-season quanto sei arrivato con AJ Sims di calorie e di Allora, macros in generale? oddio, calorie non è che abbiamo fatto mai in conto. Posso dirti che di peso ho toccato i 122, Ok. 123 e non ero sporco, eh. A me gli addominali mi si vedono sempre bene, le gambe comunque sia si separano abbastanza. Tendo a mettere un po' di grasso sulla schiena, ma è anche il punto dove ho meno, diciamo, meno muscoli, la parte un Certo. po' più carente a bassa schiena, quindi è logico dove hai meno muscoli si nota più pure il grasso. Certo. Però penso almeno sulle 5-6 mila calorie, qualcosetta di più anche. Perfetto. È più orientato su. Cardio però me ne faceva fare poco in off, eh. Sì? Non era un Ok. sì, non era sì, in pre-contest parecchio, ma in off season che io ricordi non c'era tutto sto cardio, poca roba. Senti, lui è un po' più orientato su alimentazioni high carbs, con carbo alti, grassi alti. Carbo alti, grassi molto bassi, Ecco. soprattutto poi in pre-contest ci avrai forse 10 grammi di grassi. Gioca molto più sui carboidrati. Questo Molto più sui anche in carboidrati. off-season. Anche in off-season, proteine sempre medio-alte, ma niente di esagerato, insomma. Sarai sui 3 grammi e mezzo al massimo di proteine. Ok. Lavora molto più sull'introito di carboidrati. E devo dire che su di me non funziona male. Bene, Il ti problema poi, vabbè, ti ripeto, già con i grassi bassi la preparazione poi si ripercuote tutto sul discorso del colesterolo, che nel mio caso è molto, molto, molto basso, sia il buono che il cattivo. No, quello sì, quello Quella è una attendibile. conseguenza alla quale non è difficile poi sottrarsi, se ti prepari. Eh certo. No, beh, quello è logico, là devi stare poi attento un po' anche E all'integrazione, là può l'ante. far meglio. Interviene l'integrazione, appunto, è Sì. quello che ti stavo dicendo. Ah, vabbè, noi ci abbiamo L'integrazione. con la Yamamoto, troppi ce ne abbiamo tra cui scegliere tra Sì, no, i. guarda, Gabriele, secondo me è un
santo sceso in terra, perché ha aperto il mondo, veramente ha aperto il mondo a un'integrazione di nutraceutica che secondo me aiuta grandemente la carriera dell'atleta, perché va a lavorare su dei punti Scherzi. in cui prima, cioè, hai mai sentito parlare di pino marittimo fino a che, No, o esatto. addirittura pure le ciclodestrine, cioè, finché non arrivava Yamamoto, per non parlare poi del suo alfa, perché ripeto, secondo me è l'unico Fenomenale. integratore che, ti giuro, io quando lo uso me lo vedo addosso, Sì. No, un'altra è cosa. spettacolare. Un'altra cosa, ma io, cioè, per dirti anche da quando ho le Alphatec, non ho più. C'ho quel filo magari di DOMS poco dopo, però vedo che proprio il Sì, recupero il in un recupero attimo. è eccezionale. Una roba assurda, una roba L'unica assurda. cosa, ecco, quelle in polvere hanno un sapore che lascia un po' il tempo che trova. Però Sì. Io guarda. se riesci a mischiarle, già se le mischi con gli Aminodex, un po' il sapore gli giova. Io mi sfondo di come da masticare durante l'allenamento, perché ho la paranoia che quando parlo con le persone si sente il Si sente salmone. col sapore del Quindi sto con salmone. le gomme col mentolo a manetta. No, non penso che se sia, però a me me lo lascia quel retrogusto, no? Sì. Quella, pure a livello di digestione, quel limone, oddio, lo senti un po', capito? Guarda, mi sembra di trovarmi alla vigilia di Natale, che fanno sempre il salmone, no? Sì, sì, Sì. sì. Guarda, io a molti, quelli che non sopportano proprio, gli dico di prendere le Evopep, che comunque hanno un ottimo grado di idrolisi, insomma, sono un'ottima alternativa. Però le Alphatec sono proprio Sì, un bel un altro prodotto. attore. Senti, allora, Simo, mi hanno fatto anche altre domande, che secondo me Dimmi. sono parecchio interessanti, direttamente per te. Allora, Andrea Mazzoli ti chiede, a quei livelli di gara, di competizione, insomma, comunque un europeo e tutto, cos'è che fa Sì. veramente la differenza? Allora, secondo me a quei livelli e a qualsiasi livello la cosa che fa veramente la differenza è la condizione. Cioè, e ne è la riprova. Luis Biaggi, che con una condizione ottimale, senza carenze, pulito, è riuscito ad arrivare secondo su una categoria di 44 atleti. La condizione è sicuramente cosa che molti dimenticano, e tra questi mi ci metto pure io, perché poi vieni preso dall'emotività quando stai sul palco, dai call out e quant'altro, dalla conduzione di palco. Cioè, tu devi salire sul palco che sei sicuro di te e devi trasmettere ai giudici che sei sicuro della tua condizione. Il giudice ti noterà sicuramente, a patto che tu abbia la condizione. Certo che se non c'è la condizione, salisci a coppe, per quanto tu possa essere sicuro di te, insomma, non è che potrà andare lontano. Comunque, penso che la risposta è questa, insomma. Per me quella condizione paga sempre. No, questo assolutamente, anche perché ti Cioè, io pure esalta. non è che ho fatto un risultatone, però comunque sia ho sempre fatto una finale, il quinto posto non era da buttare via, e questo sicuramente Scherzi. dovuto alla condizione. Se fossi stato in una condizione migliore, probabilmente mi avrebbero messo molto più avanti, se avessi avuto la condizione magari nella Tunisia. Così non è stato, sai come si dice, se coi se non si va da nessuna parte, però la condizione l'abbiamo portata, la finale l'abbiamo centrata. Anche perché, Simo, Questo. credo che la condizione sia veramente la cosa che, su cui abbiamo e possiamo avere il totale controllo. Cioè, le masse, ognuno ha un limite, enhanced o Certo. non enhanced, non è che se sei supportato a livello chimico puoi arrivare a avere le masse di Nick Walter piuttosto che di Big Remy, cioè anche là c'è un limite. E a livello di inserzioni, genetica, struttura ossea, ognuno ha la sua. La condizione, non ci sono scuse. La condizione dipende da quanto tu ti adoperi per arrivare in una certa maniera. È Esatto. la dieta, e tanti questa dieta gli avvisa parla. E là si fa la differenza tra chi ama lo sport e chi lo fa per avere un certo aspetto, per un tampone psicologico. Se a me Mauro mi avesse detto fatti 15 giorni a mangiare merluzzo, invece che 5, io mangiavo colazione, spuntino, pranzo, cena, spuntino, insalata e merluzzo. Quindi voglio dire, a me poi il pesce mi fa proprio schifo pure al ristorante, quindi figurate che
che sacrificio, tra virgolette. Però se me l'avesse detto, io l'avrei fatto. Perché? Perché amo quello che faccio e voglio farlo al meglio. Tanta gente non ha questo spirito di sacrificio, che non è un male, Certo. però non scegliere la via dell'agonismo o non pretendere poi dei risultati se poi non arrivano. Guarda, io credo ad esempio che proprio il discorso che facevi tu dell'influencer adesso che ci sono è un esempio anche lo stesso Regan Grimes, che ha un bellissimo potenziale, però sta cazzo di condizione non la porta. Perché? No, non la porta perché probabilmente non c'è. Poi bisogna vedere che tipo di alimentazione. Io non l'ho visto male, l'ho visto dal vivo, non No, era no, male. Però c'aveva quella pelle un po' bravo. morbidina, che lui c'ha un potenziale che finché lo vedi sui social è un conto, ma quando lo vedi dal vivo ti rendi conto che veramente il potenziale è enorme. Sì. C'ha delle caviglie così. E dei polpacci così, e così pure i polsi, un po' ricorda Flex, Sì. quindi rimane molto rotondo, bel viso, che comunque sia non è proprio scavato perché lui c'ha un po' il faccione. Sì. Potrebbe fare molto molto di meglio, a parte che secondo me su quella line up, anche pure detto da Mauro, poteva arrivare tranquillamente più avanti. Quella La line-up, classifica ha cioè lasciato, quello di troppo era Lucas che... sì, che non c'entra niente. A detta di Mauro doveva vincere Brandao. Sì, beh. Sai che c'è? Che secondo me hanno messo molto in secondo piano l'aspetto dell'estetica, di quanto risultava gradevole l'atleta e si sono molto più concentrati sul discorso di condizionamento e volume, per cui hanno messo davanti James. Però Brandao era obiettivamente proprio il più bello sul palco. Proprio da vedere, in posing. Infatti, poi io l'ho visto in diretta, con la Brandao c'ha una diretta. linea veramente. C'ha da Bellissimo. prendere dei chili C'ha da perché prendere dei chili. c'ha da prendere dei chili perché pure vicino da Andrea non è che risultava così grosso. Però c'ha una linea. E poi c'è una presenza di palco, è un vero professionista. Io a Giorgio, Lui infatti, avevo come detto Grimes. Brandao come primo. Con tutto che, cioè, nel senso, io James lo stimo molto e tutto, però gli ho detto Brandao primo. Infatti mi sono stupito, vabbè, però questo è tutto un altro, sono polemiche che lasciano un po' il tempo che trovano. Certo. Però sì, questo per dire che comunque alla fine credo che anche questi messaggi che si facciano, questo miscuglio che c'è tra influencer e bodybuilder, per cui a me molto spesso mi fanno domande o mi chiedono, ma quello ha detto quello, quello dice quest'altro, che ne pensi di qua di là? Io a molti rispondo, cioè raga, mi stai facendo l'esempio di un influencer, questo è un influencer, non capisce un cazzo di bodybuilding. Cioè se tu mi dici, mi proponi quello che sta dicendo un bodybuilder, un atleta, io gli do retta, ma finché me lo dice un influencer... Cioè, che valore ha? Sì, fit fit your macros, te mangi Magnum a cena e vai in gara con i Magnum a cena. Sì, ma... Cioè, l'addome è appannato. A questo perché è comunque sia lo spaccato di quello che è un po' il mondo del fitness anche agonistico al tempo d'oggi. Cioè tutti ricercano, sto andando in gara con lo sgarro fino a 4 settimane dalla gara, con 400-500 grammi di carboidrati. C'è sempre una gara a chi ha faticato meno. Sì. Poi li vedi in faccia, cioè se tu non c'hai la faccia scavata, non c'hai le guance così. Quando ti spogli non ci sarà niente di bello là sotto. Poi per carità, magari c'hai una bella scocca, una bella linea, eppure se non stai al top qualche posizione la strappi, ma per quanto questo, capito? Certo. Cioè il bodybuilding è uno sport, tra virgolette, io metto sempre tra virgolette perché penso che i sacrifici si fanno per una cosa che non ti piace, non per una cosa che ami. Però è sacrificante in questo senso, Sì, sì, cioè sì. ti deve proprio piacere. Che mi rappresenta? Va in gara con i mani, poi l'influencer, cioè ragazzi, questa è gente che viene pagata perché comunque sia c'ha una dialettica, c'ha un aspetto, c'ha tutta un'altra serie di situazioni che porta follower. Follower che è questa gente che poi pende dalle labbra. Questi insomma, sanno manco da lontano, l'hanno mai guardato un palco, ma che ne possono sapere? Leggono le etichette dei prodotti, l'impassano un po' e ecco la situazione. Cioè, l'influencer lascia il tempo che trova. Se vuoi avere una notizia, una cosa sul bodybuilding, devi andare da uno che gareggia e gareggia pure Sì. con un certo successo, insomma. Assolutamente. Allora, ascolta, un'altra domanda interessante. Mauro Primante ti chiede quali sono stati i momenti della tua preparazione più duri da sostenere, sia fisici che psicologici?
Allora, più duri sicuramente è il non vedermi riprendere come pensavo, la forma che avevo prima del lockdown e di conseguenza anche psicologici e poi ovviamente quando c'ho avuto gli infortuni, perché quando tu hai un infortunio, per quanto possa essere lieve, perché io avevo 30 mm di femorale e sta distrazione a livello del quadricipite, poi vivi con la paura di farti male. E questo mi è successo a 3 settimane dalla gara, quindi stai con quell'ansia che non ti può allenare e diventa psicologicamente pesante. Però ragioni un attimino e trovi un'altra strada. Ho evitato di lavorare con i carichi e ho lavorato su altri aspetti, sull'intensità, super slow, sia in concentriche che in eccentriche, insomma, tutte cose che mi potevano stimolare il più fibra possibile, nonostante l'infortunio. Ovviamente certi esercizi devi dare, non è che ti puoi mettere a fare gli stanchi a gambe tese con 200 kg. Ovviamente poi ci ho accostato la terapia della mia fisioterapista, che è un angelo sceso in terra, che è veramente una grande, e ho ripreso benissimo, insomma. Fantastico, fantastico. Allora, cos'è Alex Dex? Chiede, cos'è che più pretendi da te stesso durante la sessione di allenamento? Quindi magari anche molti hanno chiesto questa cosa, come ti approcci all'allenamento? Allora, io quando mi approccio all'allenamento mi chiudo completamente, ci cioè sono io e quello che devo fare. Quindi cuffiette, testa bassa, cappellino, mi alleno e penso solo a dare il 100%. Ovviamente di giorno in giorno i fattori possono essere tanti, però cerco di lavorare a livello mentale a camere stagne. Quando entro in palestra esisto solo io, i pesi e il mio obiettivo, anche perché io della mia vita, del bodybuilding, ho fatto la mia vita, quindi quando so quelle 2 ore in palestra esistono solo i miei obiettivi. L'obiettivo magari è ispessire la schiena e allora mi concentro su sentire le contrazioni, sul carico, su tutte quelle sensazioni che poi mi danno quel responso positivo a fine allenamento. Tendi a lavorare tanto sul carico, te? Oddio, io penso che non sia l'unica via, però sia importante. Poi ovviamente va un attimino periodizzata la cosa. Io cerco sui basilari di lavorare col carico. Che ne so, rematori, stacchi, lavoro col carico. E poi dietro tutta una serie di esercizi che poi magari possono essere fatti con rest pause, super slow e quant'altro, però in linea di massima do una buona importanza al carico, a patto che tu riesca a maneggiarlo questo carico. Cioè, io vedo gente magari che fa muovere in mente il T-bar, che io spesso metto in video perché è un esercizio che mi dà soddisfazione proprio a livello di peso, che però lo strattonano e magari stanno quasi eretti mentre fanno storie. Non c'ha senso a quel punto. Abbassa il peso o cerca un'altra tecnica, un stripping o qualcosa, Io insomma. soprattutto su stacchi e T-bar gli dico sempre che secondo me quando superi un certo livello si iniziano a chiamare shrug, la gente che sono Sì. scrollate, non se ne rendono conto magari. No, sì, più che altro perché hai cambiato anche comunque durante tutta la tua carriera diversi preparatori, quindi bene o male, anche se credo che in America lasciano un po' più libero. Allora, gli americani di base neanche ti fanno il programma. Di base, almeno io ho lavorato con George Farah, Fakhri Mubarak, Ajay Sims, e nessuno di questi, tranne l'ultimo che però voleva un pagamento a parte, ti prepara il programma, ti danno delle indicazioni, ti dicono dove devi lavorare, magari ti dicono pure qualche esercizio che ti aiuta a migliorare in quel senso, però non ti danno proprio una vera. Quindi ho fatto sempre un po' da solo, tranne con Gabriele, che con Gabriele addirittura il programma cambiava da settimana in settimana. Però Certo. in linea di massima al carico, dopo, cioè se tu fai una pressa è normale che vai a ricercare il carico, a meno che non stai in una fase in cui hai una tecnica particolare. Se fai lo squat, la stessa cosa, ovviamente va valutato
la forza, ho valutato se c'è gli infortuni, c'è un'ernia L5-S1, per fortuna intorno ai 200 kg arrivo, però devo stare attento. Allora magari cerco lì, in quel caso, delle tecniche per ovviare all'uso del carico. Pure sulla squat, io una volta che arrivo a 5-6 piastre per lato inizio a rischiare, perché quell'angolazione, secondo la biomeccanica proprio del mio corpo, mi tartassa a livello non solo delle ginocchia, ma proprio a livello muscolare della zona intorno al ginocchio, e puntualmente mi faccio male, sempre poi sulla parte destra. Infatti poi sto cercando di fare dei plantari, ieri ho fatto tutta una seduta con la fisioterapista per uscire Certo. da questa situazione, perché praticamente io su una gamba è come se fossi zoppo, cioè la sinistra va a una velocità 1.000 volte più importante rispetto Alla alla destra. destra, che se, non è che zoppico, però poi quando tu fai la prova su quel tappeto Certo. risulta che c'è uno scompenso. Con lo scompenso poi ti porta a scompensare tutto il corpo, infortuni, contratture, Assolutamente. insomma, tutto un susseguirsi. Questo è un aspetto che molti atleti non considerano assolutamente, che invece va considerato. E ripeto, ecco, allora a quel punto, per esempio sull'hack squat, cerco un'altra strada, magari metto degli elastici che mi levano quella forza di ripartenza, mi aiutano un pochino, ma alleviano un po' quel Certo. discorso. E comunque sia, quando fai lo squat, pure se c'hai gli elastici con 7 piastre, I senti? presente, insomma. Bocca Sì. Io ce l'ho domani, quindi al so lupo. già. Vabbè, tu c'hai quello dell'Atlantis, quello è Bello, bello. spettacolare. Guarda, l'unica rottura di coglioni è che veramente devi caricare un sacco, perché essendo molto orizzontale, so piastre su piastre su piastre. Però comunque il movimento è bello, bello fluido, cioè veramente ti ci diverti parecchio, un bel hack squat. E, no, perché adesso va molto questa ricerca spasmodica del carico molto alla Jordan Peters, no? Che sta andando sempre più di moda. Però Ma c'è anche tutta là. la moda, ma perché tu prima di Jordan Peters avevi mai sentito la divisione dell'allenamento in pulse, pull e gambe? Cioè, non c'era. Adesso c'è tutta questa, tutti si allenano, è sempre Filoni, così, insomma. filoni. Che poi Parte la moda e tutti esatto. dietro. Per carità, che poi è un sistema che funziona, ma magari non funziona per tutti, non è magari l'unico sistema. Il problema Poi è su il lungo certe periodo. cose, esatto, ma poi su certi va adattato, devi vedere Bravo. tu come rispondi su certe situazioni. Magari io sul petto mi piace farlo coi pesoni, perché poi vedo che risponde, magari in un altro punto. Sulla schiena non lo posso fare su Bravo, bravo. tutti gli esercizi, perché è come isolo, Bravo, vado esatto. tutto, diventa tutta una scrollata, come dicevi tu, e allora a quel punto No, non più che c'è senso, altro. perché poi quando vai in gara, in condizione, si vede la mancanza di dettagli. Esatto. No, è il problema anche molto il lungo periodo, perché poi a sempre a ragionare su questa spasmodica ricerca del carico, a un certo punto iniziano a partire tutti gli infortuni. Infatti adesso Jordan si è strappato il quadricipite, per dire, sulla pressa. E lui sta sempre lì, c'ha pieno di acciacchi, c'ha 30 anni, Beh, è ma è un po' pieno. come Coleman, Bravo. cioè tanto di cappello, eh? Sì, Tanto di no, cappello. figurati. Però lavorare in quel modo sarà sicuro che ti porterà a lungo andare incontro agli infortuni. Poi tu devi vedere se il gioco vale la candela. Perché? Perché se io faccio lo squat con 300 e poi ho delle cosce alla Nick Carver, ok, c'è un senso. Ma se tu ti stai avanzando e queste cosce non crescono con quel carico, devi trovare un'altra strada, perché non ti cresceranno le cosce, ma ti cresceranno le ernie. Bravo, Allora a quel punto esatto. non ha senso. Sì, no, assolutamente, assolutamente. Bene, Simo, io ti ho tenuto tantissimo Se c'hai e altre domande, guarda, guarda, le non domande c'ho problemi. erano assolutamente più o meno queste, erano molte riguardo al tuo setting sull'allenamento. Poi c'era Nicolò Menghini che ti ha chiesto se sei contento del piazzamento d'Alicante, però l'ha già detto un paio Oddio, di come già posizioni. detto, non contento, contento abbastanza della condizione, non del piazzamento, però niente. Nicolò chiede anche questa cosa che leggo adesso. Quali sono i gruppi muscolari ancora da martellare e migliorare per Sicuramente la schiena. te? Schiena. La schiena, perché è un punto che io faccio fatica, ho sempre fatto fatica a sentirlo.
Quindi poi il culturista c'ha sempre quella smania del peso e non nascondo che ce l'ho pure Certo. io. Quindi poi devi cercare e poi voglio dire, io ho sempre esterni alle 5,1, quindi certi esercizi più di tanto non posso Certo. farli pesanti. Devo cercare altre strade, comunque sicuramente la schiena. Credo che con Gabriele ti sei fatto un bel periodo di apprendimento, che lui è maniacale su Sì, queste cose. molto, molto. Però io poi di mio ho sempre quell'indole, no? Cerca un pochino il carico, ti devi mettere un po' in discussione per tornare a Bravo. usare quel pesetto, però sì, sicuramente con Gabriele ho imparato parecchio. Bene, bene. Simo, io ti auguro il meglio per domenica. Ti ringrazio, In vi bocca al saluto. lupo. E poi noi ci risentiamo, insomma, nelle prossime chiacchierate che sicuramente riorganizzeremo. Così Ok, sempre un piacere. ti teniamo d'occhio sui prossimi sviluppi, le prossime competizioni e tutto il resto. D'accordo, grazie Ok? mille, in bocca al lupo pure a te per qualsiasi Crepi il lupo. cosa tu abbia in programma. Un abbraccione. Perfetto. Ciao Simo. Ciao Ludo, ciao ciao.